Riprendiamo con Sugar che rimette il pallone per Davide Terraneo. Sul punteggio di 41-37 per il basket Rovè, per il basket di Casorate. Rientra Moscatelli, rientra il quintetto base con un Davide Erba anziché avere Nicola Sporro, che gira, si stoppa contro il vetro, ma buona la sua iniziativa, ci mette tanta volontà il giovanissimo Erba. Azzimonti ancora, si gira, passi non fischiati, minacciato dall'arbitro per le proteste. Ancora Davide con la Botti contro Ferrario, ancora Botti, Sugar in uno contro uno, scarica fuori per Moscatelli, per Davidino che ubriaca e si ubriaca. In arresto e tiro Moscatelli, grandissima la penetrazione di Moscatelli. 4-3-3-9, grande intensità di gioco di Moscatelli. Ancora Cogliati, il rientrante Stefano Cogliati per Ferrario. Ancora Preatoni per Azzimonti, che non riesce veramente Erba a curare, e subito corriamo ai ripari con Jack Porro che si presenta sul tavolo del cambio. Del Piero va in mezzo a 4, fuori per Moscatelli, ancora sotto per Erba, per Davide Terraneo, fuori ancora Mosca, ancora Botti, e poi sgambettone di Ferrario, Alessandro Ferrario su Botti, cambio, buona la prova di Erba, è veramente forte Azzimonti, non c'è niente da dire. 4 secondi ancora da giocare. Marzio va ad asciugare il laghetto formatosi nel tuffo di Bottinelli. 14 da giocare, scusate. 4-5-3-9 per i ragazzi di Casorate. Azzimonti ce ne ha messe 4 di fila. Via. Riprendiamo con Gio Nicolas. Gira per Mosca, sotto per Botti. Botti curato a zona da 3. Fuori ancora per Davidino. Una penetrazione finta e poi realizza con la doppia finta classica di Davidino, velocissimo. Ancora Sugar per Azzimonti che gioca fuori adesso. Pick and pop, pick and roll, Moscatelli contro Corona che perde il pallone. Ancora Davide contro Corona, ancora Davide contro Corona, equilibrista Corona, Davidino che corre velocissimo, si ferma, Mosca, bomba di Mosca, non va, spintone sotto di Azzimonti per Botti che non viene fischiato, ancora Corona, arresto e tiro di Corona, cortissimo, e poi facciamo prendere un rimbalzo Ferrario, dimenticato da tutti in mezzo all'area. 47-41, 7-11 da giocare. Davide che fa il saltello, passi di partenza non fischiati, ancora Davide, poi Cogliati che devia il pallone con uno schiaffo. 9 da giocare, Sugar, è fallo di Cogliati che se l'è andato a cercare, bomba di Sugar, fallo terzo di Cogliati che va a spingere Sugar, è difficile, veramente difficile da curare. Davide ancora per Sugar, si arresta Porro, Nicolas, Nicolas che rincorre Azzimonti, lo francobolla, lo anticipa in aria e poi sbagliamo a curarlo dietro e ce la mette il punto del 49-41 per i ragazzi di Cocianilonti. Il secondo fallo di Nicola Sporro,
tiro libero supplementare che porterà la squadra di Casolate sul 50. Siamo fermati un pochino, faremo un minuto di sospensione per parlarci sopra. Ui, tiro lungo finalmente di Azzimonti. Davidino che corre, va in mezzo a 100 Davidino Terraneo e poi recupera ancora il suo rimbalzo e poi commette fallo, incredibile, per andare a recuperare il pallone. Eccesso di adrenalina, recupera il pallone e commette fallo su Cogliati. Giochiamo blu adesso, vediamo cosa riusciamo a combinare con la blu. Una blu un po' alta, con Davidino che gioca fuori. Mosca. Con la Mosca, Mosca. Mosca contro Cogliati. Gioco fuori. Azzimonti fuori per un ottimo taglio di Azzimonti ancora. Cura servito molto bene a Preattoni. Più 10 per i ragazzi di Casolate. Ci stiamo perdendo. Moscatelli. Fallo su Moscatelli non fischiato e poi accompagna il pallone sul ferro. Giochiamo ancora blu. Giochiamo ancora blu con un pochino più di intensità magari. Gioca sempre quello. Bomba di Ferrario e ce la mette. Dobbiamo uscire però. 5-4-4-3. Botti. Botti per Moscatelli. Nicolas non lo serviamo. Serviamo invece Botti che cerca di andare in uno contro uno. E poi commette fallo. Il numero 9 Corona sul rimbalzone di Bottinelli. Due tiri liberi per noi. Sgrovigliamo la rete. Due tiri per Botti sul 43-54 e restano 43. Forza ragazzi. È buono il secondo di Botti. Più 10 per Casolate. Ancora Cogliati che chiama lo schema. Noi siamo sempre a zona. Gira veloce il pallone però sulla zona. Scaricone per una bellissima bomba che prende il ferro lu corto di Preattoni. La scarica per Azzimonti. Se ci mette anche questa Azzimonti è proprio un giocatorissimo. Veramente ne fa di ogni. Fa il centro, tira da tre, prende rimbalzi, difende bene. Backdoor molto bello per Davide Terraneo da parte di Nicola Sporro che ci porta sul 46-57. Lasciamo andare Cogliati, scarica in mezzo per Azzimonti. Fallo di Nicolas, quando fai un fallo così devi terminarlo, non devi farlo segnare, lo devi uccidere prima che metta il canestro, altrimenti è inutile fare un fallo lì sotto dove gli diamo un altro tiro libero per arrivare al più 14 per i ragazzi di Casolate. Dicevamo prima con Piero, dai magari questa qui la vinciamo, invece è proprio vero che era una buona occasione per non dirlo. Libero di Azzimonti supplementare. Botti, Davidino, Sugar. Dobbiamo mettere un po' di bombe. I ragazzi di Anilonti sono molto gasati, sono entrati con il buzzo buono e sono sul più 14. Come dicevamo prima, la prossima settimana saremo a Garbagnate, giocheremo domenica pomeriggio alle 18.30. Questa settimana i nostri diretti avversari, quindi Gallarate e Groane, giocano questa sera per disputarsi il primo posto. Garbagnate sarà a Cadorago.
Cadorago che ha avuto un altro infortunio oltre a quello di Gugliotta. L'altro ragazzo, il playmaker straniero, si è infortunato e si vocifera che alla corte di Cadorago arriveranno due americani che esordiranno proprio con noi al 5 di dicembre e forse potremo avere il piacere anche di riprendere. Ancora Casorate che attacca con Corona, blocco di Ferrario in alto, Corona va in uno contro uno, Botti poi va a rubare pallone, molto bene, abbiamo messo Lollo al posto di Sugar che questa sera è un pochino sottotono. Ancora Lollino, vediamo se ci regala una bombettina, invece no, Nicolas Moscatelli. Moscatelli che va in un arresto e tiro costruito molto bene, ci stava lo scarico per Lollo che l'aspettava. Ancora fallo di Nicolas, dubito di questo fallo, questo che entra di schiena col culo e si deve stare fermi, e stare fermi vuol dire prende lo sfondamento. Lollo ancora, Cogliati che butta su un pallone e si va sul meno 16 per il basket Rovello. Chiamiamo lo schema numero 1, Lollino, regalaci una bomba. Mettiamo Barbizan adesso al posto di Nicolas che ha 4 falli. Porro che va in uno contro uno anche lui. Oh, finalmente appoggio al vetro il nostro centro. Cogliati contro Lollo, ancora Corona contro Moscatelli e qualsiasi cosa butta su gli va bene. Finalmente la volta non va. Davidino molto veloce, si butta contro il numero 11 Preatoni, fallo, esce Nicolas che ha 4 falli, esce Barbizan ed entra Max Barbizan. Entra anche il playmaker molto buono che prima ci ha fatto impazzire, Stefano Mancini, al posto di Cogliati. Ancora Lollo, Lollino scarica fuori per Moscatelli che va in uno contro uno, buona la penetrazione di Moscatelli, due tiri liberi per lui. Fallo e cambio del 14 di Alessandro Ferrario, rientra il numero 7 Bosello Davide, anche lui ha buttato dei canestri incredibili nel primo quarto. Moscatelli primo libero è sul ferro lungo, sempre 48-62, più 14 per i nostri ospiti che diventano 49. Abbiamo segnato come al solito nel terzo quarto pochissimi punti, solo 8, come l'altra volta con le entrate sul Seveso ci siamo addormentati, loro continuano a realizzare sul loro standard, invece noi ci addormentiamo. Penetrazione ancora una volta, stoppata molto bene da parte di Barbizan. Davidino in uno contro uno, appoggia al ferro di sinistro. Possiamo recuperare ancora, 11 meno per i ragazzi di Rovello. Mancini, Azzimonti consegnato facendo passi per Corona, Corona curato da Davidino, si alza una mano sola e realizza molto bene a gambe esplosive Corona. 1.52 da giocare, 6-4-5-1. Barbizan. Per Lollo che prende il blocco, la dà ancora Barbizan, mette a posto i piedini Barbizan, è corto e ancora poi Moscatelli va a rubare un volo molto bello e poi niente fallo ma solo una rimessa dal fondo per Davide Terreno che si incapponisce
e va contro il numero 11. Ancora Mancini contro Lollo per il possibile più 16. Entra ancora Losa, bomba da distanza siderale da parte di Corona, guardia del 91. Ancora Lollo, vediamo se Lollo restituisce la bomba da 60 metri. Eccola lì, bombettina di Lollo che questa sera non ha buone mani. Azzimonti, scusate, non è Azzimonti, è Preatoni che fa un salto cavallerizzo e fa doppia. E allora cambiamo Losa, esce anche Moscatelli ed entra Amadio. Dobbiamo avere qualche bomba per avvicinarci. 53 secondi al termine di questo terzo quarto. Amadio ancora cerca di sincronizzarsi. Botti scarica per Amadio che mette a posto i piedini e poi la mette dentro. Amadio ha mani veramente d'oro, se riusciamo a liberarlo è uno di quelli che ci può far avvicinare agli nostri avversari. Ancora Mancini, andiamo a cercare di rubare, si sistema i piedini, il numero 11, e poi andiamo a colpire. 6 secondi alla fine, 5, 4, 3, vuole tirare Lollo, grandissimo Lollo, la penetrazione molto molto coraggiosa. Avrei fatto uno scarico per un tiro da tre, ma così va bene lo stesso. 6-7 per i nostri ospiti, 5-3 per il Basket Rovello. 14 punti, ma c'è ancora 10 minuti da giocare. L'allenatore di Casolate spiega qualcosa a Bordignon, centro di esperienza del 84. Non abbiamo ancora citato i nostri arbitri, che sono Castellano della Federazione di Milano e Vita della Federazione di Varese. Non riusciamo a carburare, abbiamo fatto soltanto 12 punti in questo terzo quarto. Come dicevamo prima, come nel terzo quarto di Controlentate, ci siamo persi e invece loro hanno fatto i loro bravi 20 punti. Ora pronti per rientrare con Botti, Amadio, Barbisan, Lollo e Losa. Rientra Bordignon, Mancini, Preatoni, Corona e il giovanissimo Bosello. Salutiamo il numero 11 Preatoni che viene a battere vicino a noi nel Casolate Sempione. Chiama lo schema pugno, gioca Bosello per Bordignon, gira fuori, passi di partenza non fischiati di un atleticissimo, veramente atleticissimo Preatoni. Botti per Amadio, per Lollo, per Botti ancora, per Barbisan, mano di velluto ma non troppo, e poi fallo del numero 7 che va a rimbalzo su Amadio e commette fallo. 6-9-5-3. Losa cerca di sfondare, non ce la fa. Barbisan gira sul perimetro per Botti, arresto e tiro di Botti. Questa sera Botti ne avrà già 15 nel suo paniere, vediamo se riusciamo ad arrivare al ventello. Ancora un indemoniato Preatoni che cerca lo scarico per Bordignon, ma non va. Allora Mancini, ancora Mancini, blocco di Bordignon, pick and roll,
non riceve per niente un bel pallone il povero Bordignon, e quindi ...8.58 da giocare, meno 14 Basket Rovello, forza Lollo. Botti, Botti per Losa, cerca di mettere a posto i piedi, Botti, bombettina di Botti, è buona anche la bomba di Botti. No, scusate, l'hanno dato da due, non ho visto se picchiava la linea o no. 6-7-5-9, siamo ancora a farcela se continuiamo così, forza ragazzi. Ancora l'ottimo Preatoni, oh, finalmente scheggia il ferro, recuperiamo il rimbalzo con Amadio, ancora Botti, ci prova anche da tre Botti, era in trans positiva, e poi Barbizan a cui viene strappato il pallone, e quindi Bordignon butta fuori il pallone, ancora Barbizan per Lollo, Lollo che viene a subire fallo da parte del numero 8 Stefano Mancini. Rimessa e 14 secondi ancora da giocare, vediamo se riusciamo a conquistare una bella diretta per Amadio. Lollino da 3, è là finalmente, recuperiamo e andiamo a meno 9, 60-69, con un po' di difesa, con un po' di difesa riusciamo a contenerli. Fallo di Losa sullo scarico, quindi non stavamo tirando, ed è rimessa dal fondo con 17 secondi ancora da giocare. Rimette la Bordignon, l'allenatore ci sta graziando tenendo fuori Azzimonti, andiamo a cercare di rubare con Amadio ma non riusciamo a trattenere il pallone. Scarico sotto per un improbabilissimissimo Bordignon che a questo punto l'allenatore toglie dal campo, ne ha combinata una più di Bertoldo, non gli dice neanche che cosa doveva fare perché ormai ha capito anche lui. Lollo ancora per Barbizan, ancora per Lollo, sotto per Botti, Botti che si gira, passi di partenza di Botti, è giusto, ha fatto un giro di troppo, passi di Botti, sì sì, ci stavano, ha messo il pallone giù dopo di aver fatto il movimento e quindi sono stati fischiati i passi. Sempre meno 9 per i ragazzi di Rovello, abbiamo sprecato un'azione, cerca il fallo ma non lo trova, intanto il numero 7 Bosello, passi di partenza anche lui visti questa volta, minuto di sospensione. Coach Anilonti vuole pararci sopra, i nostri sono in un ottimo, in un'ottima striscia. Mentre vediamo il nostro dottore che ha il bugiardino dei cislaghesi e sta vedendo quando giocherà contro Rovello Cislago. Quando giocherà contro Rovello Cislago, mister? Gennaio. A gennaio, giocheremo a gennaio contro Cislago all'11 di gennaio qua in casa, che sarà una domenica o un lunedì, non ho idea, un giorno, una domenica, ricominceremo anche con una domenica 11 gennaio perché Cislago è così vicino che così tanta gente verrà a vederla, speriamo per tutti. Riprendiamo intanto il time out, 7.26 da giocare, 60-69, rimessa per noi dopo aver conquistato dai passi di partenza di Preatoni. Lollino, andiamo a giocare per il meno 7. Lollo, Franco Bollato adesso da Mancini, blocco, pick and pop di Barbizan, cortissimo Barbizan questa sera, era un ottimo pick and pop, tirato molto bene, Botti aveva portato via due uomini e allora si riprende sempre con 7 minuti da giocare al termine di questo quarto quarto che sta facendo appassionante. Bomba improbabile del numero 9 e
andiamo a giocare, ragazzi, forza. Barbisan si gira, Losa, che anche lui è un buon tiratore. Fallo in attacco di Bottinelli, incredibile, incredibile fallo in attacco di Bottinelli. Secondo fallo, no, primo fallo, scusate, fallo di Amadio, blocco irregolare, primo fallo di Amadio, che era fermissimo. Allora ancora Mancini, Amadio che cura Bosello, no, 10 anni di differenza, ma ancora lui, che va in uno contro uno, in una penetrazione, direi incredibile, con un gancio cielo modello anni 70, realizza il punto del più 11, Mancini, ancora Botti, sportellate sotto Losa che non prende neanche il ferro, e poi ancora taglio, gira veloce il pallone, Preatoni, Corona, ancora Corona, blocco sopra di... Ah, si è fatto male. E poi realizza una bomba ancora. Preatoni. Si è fatto male a Zimonti intanto, ma resiste. Lollo. Prende due blocchi Lollo e poi scarica fuori per Barbisan, per Amadio. Non andiamo neanche a realizzare con Amadio. C'era un fallo sul tiro da tre. Poi ancora Amadio che va a recuperare. Scarica per Losa che in uno penetrazione comoda. 6-2, 7-4, meno 12. Ce la possiamo ancora fare. Cominciamo a difendere, ragazzi. Forza. Azzimonti fuori. Sportellate di Losa con Corona. Gira il pallone ancora per... E fallo di Botti su Azzimonti, terzo fallo sul giro di Azzimonti. Rimessa dal fondo, cambio, rientra Ferrario, il numero 14, ed esce un ottimo Preatoni, veramente grande la sua partita questa sera, ce le ha messe dappertutto. Rientriamo anche con Davidino. Ed esce Ricchi Losa, buona la sua, lasciamo Amadio però che ci può dare delle soluzioni di tiro molto buone. Schemone che non va e poi Azzimonti va a cercare di prendere il rimbalzo, Lollino, Barbisan, Amadio che ce la prova e non la mette, peccato, era in ottimo sincronismo di tiro, non è riuscito a metterla. Allora ancora Mancini per Corona che a cui cerca di rubare il pallone e poi scarica fuori per una circolazione molto bella per Ferrario, che se non lo curiamo ce la metterà sempre, e si ritorna a meno 15, fa freddo. Ancora Amadio che la gira per Davidino Terraneo e poi infrazione di piedi del numero 7 Bosello. C'era uno scarico molto bello per Barbisan da parte di Davidino che non va, e quindi infrazione di piede. Saranno 14 secondi da giocare, 16 secondi da giocare, non si capisce perché, ma fondo si rigioca. Amadio, blocco per Barbisan, per Lollo, per Davide, gira per Botti, Botti per Lollo, vediamo se ci mette la bombettina, Lollo bombarollo, niente, questa sera non è serata, è destino che si perde questa sera. Lollo bombarollo va a rubare un grande pallone, fallo, buono il canestro, è fallo del numero 8, bravo Lollo che si riscatta subito per la bomba persa. Togliamo Botti e mettiamo Gio Borghi a cercare di contrastare Azzimonti. Lasciamo Amadio che ci
può regalare qualche bomba. Lollo, libero supplementare, 6-4, 7-7. Ah, peccato, non riusciamo a conquistare il rimbalzo. Loro sono piazzati molto bene sotto. Mancini, Corona, e poi fallo in attacco, blocco irregolare da parte del numero 7, ed è il terzo fallo, quarto fallo scusate, del numero 7, che viene subito cambiato e viene rimesso l'ottimo Vittorio Preatoni. Giochiamo transit, 3.45 ancora da giocare, c'è tutto il tempo di recuperare. Lollo, Lollo per Barbizan, Barbizan mette a posto i piedini, non la mette, peccato. Stasera abbiamo delle percentuali al tiro veramente orribili, invece loro qualsiasi cosa buttano nell'aria va dentro nel canestro, sembra che giocano a casa loro. Cambio, altro cambio, Mancini, Stefano, buonissima la sua, veramente buona la sua partita. Gioco per Corona, Corona che si gira, si volta e accompagna il pallone. Cambio ancora, esce Barbizan ed entra il giovanissimo Bianchi con il numero 19, classe 1996. Ci proviamo con i giovani, riceve Bianchi ancora, vediamo se riesce a realizzare anche lui i primi punti. Borghi, poi Bianchi va a cercare di prendere il rimbalzo, sviene in mezzo a tutta la difesa insieme a Zimonti, non tiene Cogliati il pallone, e allora abbiamo un possibile aggancio almeno 10 con questo gioco dove si sportellano in 10. Infrazione di 5 secondi perché non riusciamo a rimettere, sportellano sotto canestro, partita ormai sul viale del tramonto, 7-7-6-4, è passata molto veloce, giro molto bello, Ferrario si sbaglia l'impossibile da sotto, ci fa un regalo, diamo Davide per Borghi, per Bianchi, Lollo ci deve regalare una bomba, pick and roll che non va, vediamo se Bianchi realizza la bomba, fallo, fallo sul tiro di Bianchi da 3, andiamo a conquistare 3 tiri liberi che ci potrebbero dare un pelino di fiato, vediamo se il giovanissimo Bianchi ce ne mette almeno un paio. 3 liberi, Bianchi che viene dalla pallacanestro di Como, il primo fa il giro intorno al ferro, forza Fede, oh, mette a posto la mano ed è buono il secondo libero di Bianchi. Terzo libero, non va nessuno a rimbalzo, vuol dire che sfidano di lui, è buono anche il terzo che si arrampica. Andiamo a cambiare adesso ancora, andiamo a mettere Moscatelli al posto di Amadio, credo. Mazzimonti riceve intanto e poi dà il consegnato e poi sportelloni tra Davidino e poi un fallo non fischiato, gli hanno sgambettato nettamente. Corona, passi di partenza, hanno perso un po' la Trebisonda agli arbitri, non fischiato un fallo qua sotto ad Amadio che viene sgambettato nettamente da parte di due giocatori. Togliamo Lollo, mettiamo Moscatelli, vediamo se qualcuno ci riporta sotto con i tiri da tre, dobbiamo giocare un po' fuori, fallo non fischiato, ancora fallo, fallo del numero 9, altro fallo del numero 9 ed è il quinto fallo del numero 9. Cambio,
tolto il numero 9 dalla disperazione, l'allenatore non lo sopporta più e quindi rimettiamo il numero 7 dopo un fallo in attacco, un fallo in difesa, fuori, seduto. Arriva mister Marzio ad asciugare in campo, due liberi ancora per Federico Bianchi. 6-6-7-7, 1-54, un paio di bombe ci potrebbero portare lì sotto e questo è il punto del meno 10. Andiamo a difendere bene poi, ragazzi, riconquistiamo e cerchiamo la bomba. È buono anche il secondo di Federico Bianchi, 4 su 5 per lui ai tiri liberi. Moscatelli contro Cogliati, Azzimonti contro Giorgione Borghi, ancora Bosello e poi fallo da parte di Amadio. Due liberi e minuto di sospensione chiesto da Manuel Ciglio. Bravo Davide Erba che si alza a dare il 5 a tutti i suoi compagni di squadra per dargli un po' forza. Nicolas ormai dimenticato in panca. Giochiamo con il finto centro, come il Milan che gioca col finto 9. Vediamo se riusciamo a contrastare e a portarci sotto. Meno 9, 1.39 da giocare. Ci vorrebbe una bella difesa e una bomba per portarci a meno 6. E poi l'ultimo minuto è sempre il delirio e quindi potrà succedere di tutto. Speriamo di vedere qualcosa di pazzo che ci porta a più 1. Forza ragazzi. 7-7-6-8, 1.39. Abbiamo ancora, noi non abbiamo più minuti da chiamare, gli ospiti ne hanno ancora uno. Due tiri liberi adesso per il numero 7, Davide Bosello. Speriamo che il ferro ci aiuti. Il ferro ci aiuta in questo caso. E in questo caso invece no. Più 10, Davidino. Diamo la fede, prende il blocco, pick and roll, fuori per Mosca, penetrazione di Moscatelli, accompagna la palla sul ferro, passi di partenza non fischiati, non facciamo fallo, li lasciamo giocare, va bene così. Cogliati per Azzimonti, Azzimonti curato molto bene da Giorgio Borghi, non lo facciamo girare, ancora il numero 7 e poi Moscatelli si butta in ottimo recupero, fallo non fischiato, fallo non fischiato oserei dire. E ancora Davidino Terragno che va a recuperare il pallone su Preatoni e poi finalmente un fallo non fischiato, un fallo su Moscatelli veramente pazzesco là in fondo sulla penetrazione, ci stava tutto, saremmo andati sul meno 6 e invece nel pallone, nelle mani di Casolate i due tiri liberi per arrivare ancora a più 10. Primo libero e il ferro ci aiuta ancora, quindi sempre 78-70 per i ragazzi del basket di Casolate e buono il secondo libero invece, più 9, possibile azione del più 6, vediamo. Invece no, Davide Terraneo va in penetrazione a subire fallo, 50 secondi ancora da giocare, blocco, fallo, due liberi per noi. Giorgio Borghi ha qualcosa da dire all'arbitro, Davidino, due liberi per noi, il primo è buono, meccanica di tiro spettacolare di Davide, secondo libero. È dentro e andiamo sul meno 7, 79-72, ancora in pressione Davide, ancora in pressione, ancora rubiamo con Moscatelli e poi Azzimonti che pasticcia e poi no, è una decisione arbitrale incredibile,
si scaviglia, butta fuori il pallone e la rimessa viene data a loro. Veramente incredibile la rimessa dal fondo. Veramente una decisione arbitrale veramente incredibile. Manderei l'instant replay. Veramente una decisione che cambia. E poi fischiata l'invasione di 5 secondi. San Juan, Faminga Dingan, 5 secondi. E possibilità di avere time out chiesto dagli avversari e quindi andremo a rimettere in attacco. Un fallo, una rimessa che è ritornata a casa. 40 secondi e 7 punti da recuperare. Potremmo ancora farcela, Piero, ma vediamo se ci regalano un'azione veloce per un tiro da 3 o una penetrazione con cercando il fallo, che sicuramente loro non faranno. Cercherà la penetrazione Davide o la bomba da 3 per Amadio o per Moscatelli. Loro hanno Azzimonti che ha un po' le polveri bagnate in questo momento. Aveva dei dolori sotto canestro, faceva fatica a saltare. Rientriamo ancora con Bianchi, ha dato una ventata di gioventù, di energia. Amadio ribatte il pallone qui in attacco. 40 secondi da giocare, pronto il cambio se realizza. È entrato Ferrario, pronto il cambio. Davidino prende il blocco, fuori per Amadio, bomba di Amadio, fallo su Amadio, non fischiato, buono il canestro. 7-5, 7-9, andiamo ancora a rubare con Amadio. Fantastico, fantastico Amadio, è rimessa ancora, facciamo fallo, grande rimessa, che, e c'era anche il fallo, anche, la, anche il nostro medico ha visto che c'era il fallo, peccato, come quello di prima in contropiede, esatto, sono 3 punti che ci mancano, facciamo fallo finalmente, un buon fallo, è ancora 30 secondi per giocare, ottimo, ottimo Amadio. E poi è andato a recuperare il pallone, è scivolato purtroppo sulla linea, altrimenti sarebbe stata rimessa per noi. 30 secondi da giocare, due liberi per Cogliati, Stefano. Primo libero è buono perché Stefano Cogliati ha buone mani, 80-75. 81-75 più 6, possiamo ancora avere una soluzione di tiro con Davide Terraneo. Ecco Amadio che cerca di liberarsi. Amadio che si libera molto bene, peccato, e poi andiamo a recuperare il pallone con tanta energia e lo prendiamo su un piede, lo buttiamo fuori. 85-71, scusate, 81-75, peccato, Amadio si è liberato molto bene, ha tirato veramente un bel tiro e poi facciamo fallo subito, 14 secondi da giocare, bomba tirata a spaccare il ferro, così sospendiamo la partita e giugun più. Andiamo a far tirare due tiri liberi i nostri avversari, ce l'avremmo quasi fatta, peccato, abbiamo segnato parecchio, veramente parecchio in questo quarto quarto. Loro erano a 67, sono arrivati a 81, quindi hanno segnato 15 punti. Oh, il ferro ci aiuta, più 6, ultimo possesso per noi, difficile vincere, sbaglia apposta al secondo e poi tiene palla e poi non riusciamo a commettere fallo, gira il pallone molto veloce Ferrario, fuori per Azzimonti, gli mettono le mani in faccia, ma ormai 3 punti, 3 secondi dalla fine, non siamo riusciti a commettere fallo. Fallo su Azzimonti, quarto fallo di Davide. Avevamo fatto un ottimo recupero, Azzimonti per il punto dell'82, è buono. E questo è il punto dell'83 a 75, che sarà il punteggio di chiusura di questa partita. Bomba di Amadio che non va, ma Giorgio Borghi recupera il pallone,
fine di questa bella partita che ci ha visto per un attimo vicini vicini al recupero. Finisce 83 a 75 per il basket di Casolate. Amici di Piero da Salorno, ci vediamo domenica per una bella partita contro Cermenate. Alla prossima.